Anche questo ultimo fine settimana di ottobre si presenta particolarmente interessante per le formazioni campane al maschile impegnate nei tre principali campionati del basket nazionale. Stiamo parlando della Serie A, del campionato di Serie A2 e anche del campionato cadetto, il campionato appunto di Serie B. Andiamo come sempre con ordine, iniziamo dal massimo campionato della pallacanestro nazionale, la Serie A, sesta giornata in questo fine settimana con un anticipo particolarmente importante, quello tra Trieste e la Gevi Napoli Basket. Gevi Napoli Basket di coach Sacripanti, reduce dalla prestigiosa vittoria contro i campioni d'Italia della Virtus Bologna. In quel di Trieste però i partenopei saranno privi di Josh Mayo, che è partito per gli States in seguito ad alcuni problemi familiari. Per la sua sostituzione l'ultimo nome è quello di Kalin Lucas, che ha chiuso la scorsa stagione al Maccabi Haifa in Israele, producendo circa 14 punti di media a partita con 5 assist. Il press statunitense è del 1989 ed è di 185 centimetri, un prodotto di Michigan State. Per lui anche 3 gare in Eurolega con la Stella Rossa nel 2019. Ebbene, quindi, senza un giocatore statunitense, probabilmente Napoli si reca sul campo di Trieste contro la locale formazione biancorossa allenata da Coach Ciani, reduce dalla importante vittoria, e netta tra l'altro, sempre fra le mura amiche contro Tortona. Attenzione ai vari Banks, Sanders, Fernandez, Mian, Grazulis, Delia, Lever, Konaté e anche Campogrande. Insomma, Trieste è una formazione di tutto rispetto, capace di impegnare chiunque. Ci vorrà una Gevi particolarmente concentrata e determinata per portare via da Trieste un risultato positivo che servirebbe molto per la classifica degli azzurri, che, ripeto, giocheranno quasi sicuramente senza uno statunitense, in attesa appunto dell'ufficialità del sostituto di Josh Mayo. Andiamo ora invece a parlare del campionato di Serie A2 e in particolare del girone rosso, girone che ci interessa particolarmente per la partecipazione alla stessa dell'unica formazione campana, la Givova Scafati, tra l'altro in testa alla classifica dopo 4 turni a punteggio pieno con Ravenna. Ebbene, la Givova Scafati andrà in trasferta domenica alle ore 18, sarà in quel di Frosinone contro la formazione della Stella Azzurra, formazione molto giovane, che però ha nel proprio roster giocatori sicuramente importanti, guidati da coach D'Arcangeli. Naturalmente l'esperto Raspino, lo statunitense Jackson, Nikolic, Marcius, Visintin e l'emergente Blair sono giocatori sicuramente da non sottovalutare. Una trasferta insidiosa, ma sicuramente non impossibile per una motivatissima Givova Scafati, che cerca l'ennesimo risultato importante per rimanere in vetta alla classifica e confermarsi fra le regine di questo avvio di stagione del campionato di Serie A2. Quinto turno della stagione regolare anche nel campionato cadetto di pallacanestro maschile, nel campionato di Serie B e in particolare nel girone D. Andiamo a guardare gli impegni delle squadre campane appunto in questo fine settimana. Si inizia sabato sera alle ore 19 con un anticipo davvero particolarmente interessante, un derby, quello tra la Virtus Pozzuoli e la Partenope Sant'Antimo. Si giocherà appunto alle ore 19 in quel del Palerico. Squadre che arrivano a questo match con sicuramente umori diversi. La Virtus Pozzuoli è reduce dalla netta sconfitta di domenica scorsa nell'altro derby contro la Virtus Arechi Salerno. Sant'Antimo invece arriva al match dopo la larga vittoria su Molfetta. Partita sicuramente molto interessante tra due squadre validissime, quella di Coach Spinelli, la Virtus Pozzuoli, e quella di Coach Origlio, la Partenope Sant'Antimo. Duelli importanti saranno sicuramente sul parquet, protagonisti di questo match, con da una parte i vari Rossi, Tiam e Gallo, e dall'altra parte naturalmente Maggio, Cantone, Cena, Ochoa, Coviello e compagni. Insomma, sicuramente una partita da vedere, anche se purtroppo sarà a porte chiuse, e di conseguenza molti degli spettatori saranno costretti a guardarla magari in streaming. Andiamo ora invece a guardare, meglio a seguire, le altre vicende delle squadre campane, tutte praticamente impegnate in confronti altrettanto interessanti, perché la Delfessa Avellino, priva dell'esterno Hassan, che in settimana è stato operato ad uno zigomo, va in quel di Ragusa contro la formazione locale dei vari Rotondo, Sorrentino, Picarelli, Da Campo e compagni. Una trasferta sicuramente
probante per una Delfessa Avellino che ora dovrà probabilmente trovare un sostituto di Hassan, pedina fondamentale nello scacchiere bianco-verde. Mentre il Forio di Ischia di coach Marinelli va anch'esso in Sicilia, sul campo della squadra messinese del Torrenova, allenata da un duo, di campani, Bartocci e Dragonetto. Attenzione alla formazione locale, al roster locale, particolarmente fornito con i vari Vitali, Tinsley e Zucca, una squadra, quella del Torrenova, particolarmente ostica, soprattutto sul campo amico. Infine ancora una trasferta siciliana per l'altra rappresentante del basket campano, la Virtus Reggi Salerno, che viene dalla convincente vittoria interna del derby domenica scorsa contro Salerno. Ebbene, la formazione di coach Giampaolo Di Lorenzo sarà sul campo dell'Agrigento, una delle squadre favorite per il salto di categoria. Attenzione vari Chiarastella, Costi, Morici, Grande, Peterson e compagni. Insomma, per Salerno un banco di prova importante, per assaggiare le velleità di classifica della formazione blaugrana. Insomma, turno interessante anche nel campionato di Serie B, come sempre, staremo a vedere.